Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video Leak of the Week, la rubrica in cui io vi faccio vedere un leak da studiare per la vostra settimana. E questo video dovrebbe uscire oggi, che è un giorno inizio della settimana, e quindi potete studiarlo tutta la settimana quarantenosa. Il leak di oggi lo prendo come spunto da un video che mi hanno mandato sui vari social, mi pare su Facebook, ma mandatemeli anche su Instagram, anzi seguitemi su Instagram al link che vedete in sovrimpressione, Luca Midieri Music, così potete vedere anche le altre fesserie che faccio nel mio tempo libero. Leak di oggi, quindi, dicevo di Mark Tremonti, chitarrista dei Creed e degli Alter Bridge, band che non ho mai ascoltato in realtà, e lo so che sarete molto arrabbiati per questo, o magari non ve ne frega niente. Ad ogni modo, il leak in questione, l'ho preso un pochino così, come esempio, perché la richiesta che mi è stata fatta è stata proprio quella di cercare di capire come andare su e giù per il manico, questa cosa un po' fantomatica, che magari per un chitarrista esperto è una cosa ovvia, però magari per uno che non lo è, sembra una cosa un po' magica, un po' una magia. E quindi ovviamente non è che ci siano dei trucchi, bisogna sapere dove si mettono le dita, però si può cominciare magari da un lick come questo per cominciare a crearsi dei propri sentieri sulla chitarra che si possono percorrere per fare i tamarri in simpatia. Il lick in questione del signor Mark Tremonti è questo qua. Ok, ora non l'ho tirato giù proprio nota per nota e non so neanche in che tonalità sia, ma ho capito che cosa il caro Mark sta facendo. E fondamentalmente utilizza la scala pentatonica, però mi rendo conto che uno magari comincia a suonare la scala pentatonica e suona semplicemente il box. Se siamo in La minore, suona questo box. E dopo un po' si rompe le scatole. Ora, non voglio promuovere il fatto di andare in giro e non suonare questo box, perché in realtà chitarristi come Hendrix ci hanno fatto dei dischi soltanto su questo box e suonati sempre in maniera assolutamente geniale, quindi si può assolutamente tirare fuori tantissimo solo da questa posizione. Tuttavia, se uno vuole fare un po' il giovane esploratore, può andare in giro. E in che modo? Come fa per esempio il nostro amico Mark Tremonti, come ho già detto un po' di volte. Bisogna sapere un attimino come sono disposte le note della pentatonica sulle corde mi cantino e sulle corde si. Niente di così difficile in realtà, perché sono quattro note alla volta, quindi ce la facciamo a impararle. Fatele con me. Partiamo da qua, dalla quinta posizione, quindi, e le suoniamo in questo modo. Ok? Poi ci spostiamo al tasto 10 e facciamo questo. Facile, facile. Ci spostiamo ancora, occhio qua. Che non sono proprio uguali. Ci spostiamo ancora, anche qui sono leggermente diverse, guardate bene. Proprio visivamente, intendo. E poi l'ultimo è qua. Per poi ritornare un'ottava sopra a fare questa cosa qui. Per cui se le suoniamo tutte di fila verrà una cosa di questo tipo. Ok, Mark Tremonti però al posto di suonarle così, taca 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 taca, le suona in sestine facendo la prima nota che dura un parziale, quindi di tre terzine di sedicesimi, le altre tre terzine di sedicesimi le fa suonando, ma così sembra un casino, ve lo faccio sentire che è più facile. Fondamentalmente questo è, ve lo rifaccio. Ok,
Questo è il leak che fa Tremonti, che vi permette di spostarsi in maniera un pochino più orizzontale sulla tastiera, che è una cosa in realtà che va anche molto bene se uno vuole suonare un pochino più melodico. Allo stesso modo, uno può sperimentare altri modi, una volta che sa questa sequenza, che ovviamente è sempre la stessa. Ricordo, se uno fosse in un'altra tonalità, basta ricordarsi da dove parti, tipo in sol, parto da qua. Ok, l'ho fatta uguale, un tono sotto, ma la sequenza è identica. Ora, se invece vogliamo tornare indietro, ci sono altri modi, ve li potete inventare un pochino voi. Ad esempio. Ok? Quest'ultimo quindi in sedicesimi, leggermente più veloce, sarà così. Ok, e poi sono tornato praticamente in posizione a fare le mie solite rock bluesate tamare. Ovviamente questo si può fare anche sul set di corde che abbiamo qua, centrale. Qui la sequenza è sempre la stessa, ma parte in questo caso da questo, che sul set che avevamo qua, sul Mi Cantina e sul Sia, avevamo qua. Ok? Ma la sequenza poi è identica. Per cui, che dire, questo potrebbe essere anche un modo per imparare gli altri box della pentatonica in maniera orizzontale e non in maniera verticale, che potrebbe essere un'idea. Ad ogni modo, fatevi i vostri leak, ok? E non c'è bisogno per forza che rimaniate ancorati ad uno schema ben preciso in questo senso, ma siete liberi di sperimentare e non abbiate paura, perché a volte magari c'è anche un po' di paura di dire, ma chissà cosa succede se mi sposto. Casomai suona male. Ok, adesso suonano le campane, che io odio tantissimo perché suonano ogni ora del giorno, ma non posso aspettare perché durano tantissimo, quindi. Con le campane di sottofondo come colonna sonora di un Milier su un possanto, pasquale un po', Milier quasi pasquale. Io vi ricordo di iscrivervi, voi, io sono già iscritto al mio canale, iscrivetevi voi al canale spremendo il tasto iscriviti, la campanellina, tutte queste belle cose, il link di Instagram ve l'ho già detto, lo trovate in descrizione, se ho avuto voglia ho fatto anche la tab e la trovate in descrizione, altrimenti vuol dire che non ne avevo tanta voglia. E quindi ragazzi, niente, anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuu!